Bentornati, signori, su Victoria 2. Buongiorno ragazzi, eccoci alla 26esima puntata. Siamo in un periodo nel 1894 pieno di rivolte, a quanto pare. Abbiamo sedato la puntata scorsa una rivolta nel New England, stiamo finendo di pulire gli ultimi rimasugli dello schifo che è stato. E se andiamo a vedere il tab delle rivolte, possiamo notare che c'è un'incazzatura generale. Ma non è un'incazzatura solita per dire tipo, sì, gli dà fastidio, vorrebbero essere. No, qua abbiamo un 10% di Rebel Power per Zanzibar, abbiamo un 38% per New English, i nazionalisti della New England, immagino. E abbiamo un 8%, qua vabbè, in India non ci interessa molto, un 44% in Guyana, e quello potrebbe essere un problema, un 12 in Bengali, ancora gli indiani un pochino, 21 in Irlanda, e poi qualcosa di un po' minore qua e là, ma questo è. Poi stavo dando un occhio al mercato, cosa che non faccio spesso perché non è che voglio troppo interessarmi, cioè, insomma, si deve un po' autogestire questa cosa qua, ma vedevo che abbiamo tutti i progetti fermi per la mancanza di ferro all'effettivo. Ancora, non è semplice da leggere questa cosa qua. Ma se, da quello che mi è dato da capire, se guardo il ferro, abbiamo... il prezzo è sceso, ma secondo me salirà di nuovo. Abbiamo, se mi pare, dove che era qua, cliccare qui. Ne abbisogniamo 1166 per la produzione, disponibile per il paese 407. Cioè ne abbiamo meno della metà di quello che ci servirebbe per tutta la situation. Non so se il mercato è saturo di questa cosa, in verità non credo. Oddio... se noi non vendiamo, e non so se il gioco, ma il gioco penso lo stia vendendo, se noi non vendiamo quello che produciamo, siamo il terzo esportatore, ce ne serve il doppio, ci serve tutta la produzione di Francia e Germania per riuscire ad arrivare al pari con il nostro fabbisogno in linea generale. Quindi una volta finito qua, con la ricerca che stiamo facendo adesso, io so che ci sono cose più pressanti, però in verità se non andiamo, vogliamo andare a puttana l'economia del paese, ci serve iron production più 50%, questo qua. Dobbiamo buttare fuori del ferro, non solo per noi, ma anche per il resto del mondo, sennò qua si va tutti a puttana, vi dico io. Ah, qua cosa sono? Ribelli? Sono ribelli. Gialli. Che cazzo di ribelli sono questi qua poi? Ballo a sapere te. Ecco qua c'è scritto. Socialisti! Ma sono già socialisti gli americani. O sono tornati... Non sono più socialisti gli americani? No, sono riusciti a tornare liberali, attenzione. Vedremo poi. E quindi niente, diamo un'occhiatina un attimino. La cosa in Africa l'abbiamo finita per ora, dobbiamo pensare al futuro, che non è neanche troppo incerto, nel senso che dovremo andare a prendere il giro al Belgio, che è insieme ai Dutch, quindi ci vorrebbe anche molto. Però abbiamo 19. Io proporrei per un po' di starcene buoni e non rompere i coglioni. Questo sarebbe il piano generale per questa puntata, e poi vediamo quel che succede. Guarda, visto una strana serie di eventi, notai che l'Italia non è più alleata della Germania, e invece la Germania è alleata dell'Inghilterra. Guarda un po', così. E ho detto, ma forse è arrivato il momento di raddrizzare i torti subiti, che sono questi qua dell'Egitto. E all'effettivo io ora vado a sperare che se faccio dichiara guerra ci sia prendere l'Egitto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 province, ok? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 province, no, sono di più. Vuol dire che una se la tengono loro. A noi interessa però collegarci qua e tagliarli fuori dal porto, che loro hanno un porto qua, lo tagliamo fuori del tutto, che sono costretti a usare Suez. Quindi Ras Gharib è quello che interessa a noi. È un peccato che non riusciamo a prendere tutto in un'unica botta. Comunque questo qua è il Middle Egypt, sarebbe anche quello lì, che sarebbe il Western Desert. Comunque tant'è, noi abbiamo questo per l'Italia, e ovviamente per l'Italia abbiamo anche una sorpresa, che è la nostra flotta nel muso. Questa è un'altra delle big sorprese che aspetta loro. Però non sono molto contento di quello che mando là. Quindi aggiungiamo situe ad altre situe. Allora, porca puttana, queste 20 navi gliele mandiamo qua. Poi cosa abbiamo? 15 navi, gliele mandiamo qui nel Tirreno. Poi abbiamo 16 navi che per ora stanno qui. L'Italia è fatta così, eh.
L'Italia sono parecchie navi. Queste le mandiamo qua. Questi tesorini li mandiamo nell'Adriatico. E vediamo un po' di bloccare il resto. Mi sa che dovrò mandare anche altre navi, purtroppo. Non avevo... Avevo contato potesse essere così rotti in culo gli italiani. Stretto di Messina, andiamo a occupare, sì, anche quello. Questi non gli ho detto niente. Beh, c'è lavoro anche per voi, ragazzi. Qui in Sardegna, più o meno. O meglio ancora, nel Tirreno. Comunque, adesso vediamo com'è la situazione. E poi si parte per riprenderci quel pezzettino, quel fazzoletto di terra lì. Ci manca almeno questo qua, iniziamo. Ovviamente gli ottomani probabilmente entreranno. Pace all'anima nostra, pace all'anima loro, quello che è. Io lo risolvo, il problema del ferro non l'ho ancora risolto. Ho stata produzione, ma qua non arriviamo minimamente vicino alla richiesta che ci serve. C'è un supply di 2006 e c'è un demand di 2007. Cioè fate voi. È impossibile tenere up tutto con la richiesta di ferro che c'è. Forse ho esagerato quel cerie. Vediamo come risponderanno gli italiani alla nostra offesa. Dichiariamo guerra, signori. L'Egitto è nostro e di nessun altro. Oibò. Siamo tratti a 21 di infamia, comunque. Salve, caro italiano. Non ti preoccupare. Farà male, ma solo un poco. Qua, a sto punto, ci conviene prendere i territori che ci interessano, infine. Non so se entrano gli ottomani, perché nel passare ho notato dei ribellini sulle loro coste. Quegli italiani fanno e la madonna, ma che blockade, guardate tutti i porti, tutto bloccato, c'è un cazzo. L'economia italiana già fa cagare, voglio vedere come si riprenderà questa cosa qua. In verità hanno ancora lo strizzo a Otranto, ma voglio vedere lì davvero cosa riescono a fare. In più mi sa che sta arrivando qualcos'altro, è possibile? No, penso di aver spostato todos le navi, tranne queste 20, da trasporto per fare da ponte quando gli irlandesi... Tra l'altro sono andati una calmata, ne un pochino tutti qua. Ho detto, visto che fine hanno fatto i nazionalisti inglesi, forse è il caso di farci i cazzi nostri. Andiamo a vedere la prima schermaglia, che probabilmente vedrà coinvolto Thomas Fisher, che è un bravo generale secondo voi. Ha un 2 di attacco contro non so chi. 60 anni della regina Vittoria sul trono sono stati celebrati con tanto affetto dal pubblico oggi. Con queste celebrazioni è entrata nell'arena pubblica ancora una volta dopo un periodo di isolazionismo. Insomma, si faceva i cazzi suoi la regina dopo la morte del suo marito Alberto. Quindi 3 urrà per la regina. E così si sancisce l'inizio della battaglia, dove gli italiani non sembrano molto convinti. Il nostro Thomas Fisher rolla 9, Umberto Caviglia se la sloga, cade in terra e si prende una fucilata nel muso. Poverino Caviglia, è stata una fine di merda. Eccolo qua, 13.000 italiani sconfitti se ne vanno per il deserto. Hanno chiamato gli ottomani, voglio proprio vedere cosa vogliono fare con... Dov'è la flotta italiana? Una nave, wow. Ce l'avrai da qualche parte. Non hai una flotta. Cioè l'Italia non ha l'IA italiana. Ha detto, ma guarda, io mi sento confident e non faccio neanche una nave. Dio. Va bene, cosa vuoi che gli dica? Stiamo perdendo un po' di generali, ma è sempre così con l'Inghilterra. Hai così tante armate a un certo punto che... cioè, qualcuno ci schiatta. Notate la furia italiana che mobilita per ammazzare l'economia del tutto. Noi difenderemo tutti i nostri porti, loro non sbarcheranno da nessuna parte, se non per il fatto che non abbiamo intenzione di sbarcare in Italia e sparare sui contadini, perché questo sono questi qua. No, eliminiamo l'esercito, le varie cellule. Come vedete qua, per adesso abbiamo preso tutto. Alcuni ottomani si fanno vedere sulla soglia della soglia. Noi intanto stiamo attraversando, abbiamo finito in Eritrea, stiamo andando da Abuha e arriveremo di là presto. Voi dite, ma Bradley, sei sicuro di riuscire a affrontarli così? No, per niente. Ma adesso loro prenderanno Arish, Al-Arish, Sharm and Sheikh. Tempo che questi qua hanno finito, tornano là a dargli una mano. Anzi, in verità, guarda, tornano subito a dargli una mano, ce li mettiamo dietro la schiena e andiamo allo scontro io degli ottomani, frega cazzi. Andiamo a prendergli quell'esercito là in culo. Qua intanto stanno battendo i piedi contro il muro, stanno sbattendo mani e pugni per cercare di far diventare tutto più liberale. E noi sai cosa vi dico a questo punto, perché è la terza volta che c'è questo evento di merda. Noi guardiamo, osserviamo, impariamo e in ultimo non facciamo un cazzo. Buona fortuna a far passare le riforme, a rompere le coglioni, porca puttana. Madonna mia,
le loro mamme. Oh, guardate, siamo 52.000, stiamo arrivando. Va bene, vediamo. Che abbiamo qua come generale? Douglas Dadas, che ha 3 di attacco, ma un cazzo di difesa. E qua abbiamo Hugh, che fa cagare al morale, ma è veloce a correre, a destra manca a compirla. Perfetto, noi intanto stiamo arrivando a Tripoli e buttiamo fuori quelle navi là. Se ci fosse lo stretto fatto, probabilmente potrei bloccarli. Probabilmente. Mi spiegate come hanno fatto a passare? Cioè, mi spiegate come cazzo hanno fatto a passare? Come hanno fatto? Da dove questo posto è collegato a questo? In che universo? Cioè, quindi cosa serve lo stretto qua se qua la gente può passare? Se gli ottomani ci provano, cercano di entrare lì, ora entriamo noi, però gli facciamo capire che forse era il caso di farsi i cazzi propri, che hanno loro, non so pronunciarlo. Noi abbiamo il nostro Douglas che spara 3, vediamo, abbiamo parecchie perdite, cazzarola. Cioè, non riesco a capire da come sono messi giù, ma mi pare che noi abbiamo 2003 perdite. Alla fin fine, sti cazzi ottomani sembrano saperli usare, quei stupidi fucili, quei 3 fucili che hanno in croce. In mano. Qua sono scappati? No, qua le stanno prendendo e là le stanno dando. Capisco. Non condono, ma capisco. Vabbè, lo sapevo che sarebbe arrivato il momento del... Ah! Eccolo qua, finalmente è arrivato. Mentre il nostro governo ha per un po' di tempo mantenuto una banca centrale, alcune voci all'interno del dibattito economico hanno iniziato a discutere in favore del monopolio per quanto riguarda la moneta. E insomma, che passi sotto il governo, quindi praticamente facciamo la banca centrale arriva, boys, spendiamo un po' di soldi e guadagniamo un po' di tasse, i poveri guadagnano. Mi sono un po' mezzo inculato, però ci siamo, ragazzi, è fatta, buon per loro. Ora io però devo occuparmi di quella menata qua. Sì, i nostri non è che siano tipo i best esercito ever, però perdere contro gli ottomani con una superiorità mi sembra proprio da stronzi. Secondo me è colpa di qualcuno. Colpa di Douglas che rolla 2, quello là rolla 9. Chi cazzo è quell'uomo qua? Attack 5. Ora comprendo il problema. Va bene. Contrattempo del cazzo. In verità forse non è neanche contrattempo. Non accetterebbero. Buono, quindi è guerra totale praticamente quello che ci stiamo dicendo in faccia. In the face of the union. Non avevo tanta voglia qua di... Oh, ma che cazzo? I generali hanno che rollano 9. Ah, ecco. Puttana Eva. Questo è oltremodo oltraggioso, signori. Sapete cosa vi dico? Si torna di qua, con questi, e si va a dare una mano. Allora, noi siamo 20 qua. Devo riuscire a uscire da questa menata qua, perché gli ottomani sono arrivati full scale, force, a rompere il cazzo lì. Io non ho problemi di... 1%, 3. Indian, se puoi. Va bene, cioè, vogliamo giocare col cazzo così, va bene, facciamo. Andiamo al problema. Figurarsi se io mi tiro indietro da sta cosa. Arrivano i primi rinforzi, signori, a salvare Suez in... Mantinente! Mi sono mangiato via mezza parola, cioè, proprio così. Patapim e patapum! Figa, se adesso ve le diamo, puttana Eva, avete voluto fare gli stronzi con noi. Questi qua cosa fanno? Ah, ecco, ritiratevi lì. Avete voluti. Oh, non riesco. Ma cazzo, ma ci sarà un giorno dove riesco a parlare e registrare assieme? Invece no. Però le tengo queste parti qua, perché che cazzo devo fare? Guardate qua, cazzo, quanto ci spariamo nel muso. Patapim e patapum, come sempre. Buono. No, non esiste qua che gli ottomani... Questa roba qua è una lamerata schifosissima, né? Chiunque abbia pensato che qua si potesse passare è veramente di un colore scuro. Non starò qua a dirvi quale. Non ci siamo capiti. Chi ha orecchie per intendere, intenda quello che intendo intendere. Chiaramente. Seguendo il Nilo, spacchiamo il muso. Oh, qua... 50-50, né, comunque. Chiunque ne uscirà vincitore... Ah, lì è il generale quello figo. Piano piano glieli abbassiamo sti generali figo. Invece che Hamilton gli abbiamo dato Humilton. Abbiamo... Ah, che cane. Tirategli nel muso. Hanno finito là? Abbiamo perso o vinto? Abbiamo vinto. Li abbiamo ammazzati tutti quelli che erano. Boh. No, eccoli qua. Andiamo già a rabubbali. Qua da dietro arrivano quegli altri 5.
di cui stiamo passando noi. Adesso vediamo un pochino, un po' di battaglia, un po' di pim e pam, altro Iron che sta arrivando. Chiaramente 100 divisioni, andate a riconquistare lì, vediamo cosa cazzo succede. Adesso che è arrivato l'esercito inglese giusto, quello non solo le coloniali, quelle poverini, adesso basta, magicamente la voglia di combattere è finita nel cesso. È chiaro. Chiarissimo. Noi andiamo di nuovo per Suez. Va bene, fate pure, fate pure. Adesso appena questi girano, fanno la rotonda e arrivano a Suez, vediamo chi va per Suez. Lo vediamo subito chi va per Suez. Guarda quelli là, fa noi vogliamo riprenderci però Sirt. Thank you, let. Sbagliato tasto, stai fermo, devo arrivare dove sei te e poi assieme da te Sirt. Ah no, non erano per Suez, ok, allora vado di là io. Buono, direi che qua comunque abbiamo pulito quello che si poteva pulire e ora andiamo per gli ottomani direttamente, cioè proprio iniziamo ad andare a Gaza. Hanno rotto i coglioni, hanno voluto far spostare gli inglesi si spostano. Dopo l'ultima battaglia qua dove abbiamo spazzato via questo residuo qua di ottomano, gli italiani arrivano con una proposta. Fammi vedere quanto è l'affaticamento, al 20% del lavoro exhaustion, vediamo la proposta. Ma niente, ci dicono guardate, prendetevi pure su Egitto, a fin fine neanche lo volevamo, quello che è. Io poi potrei anche continuare sta guerra, però perché continuare? Me frega me, cioè, volevo solo mettere in ginocchio un attimino, volevo solo riprendermi l'Egitto, neanche mettere in ginocchio niente. Gli ottomani li hanno buscate, alla fin fine hanno fatto gli spavaldi, no? Con tutta la loro armata, è stata cancellata. Ma accettiamo. Fine di sto scontro qua. Era tutto uno scherzo, ci siamo divertiti, un po' di pum pum, pim pum pam, e intanto ragazzi, l'economia della Nuova Zelanda, pesantemente dipendente dalla lana, dalle vacche e da altri prodotti del tipo, l'economia della Nuova Zelanda rimane molto rurale, contadini, allevatori. Con l'intensificarsi del colonialismo europeo, però, molti specialisti hanno identificato depositi chiave di carbone e hanno suggerito che forse è il caso di piantarla. Tirare sul grano quando possiamo tirare sul carbone. Ma figa, sono d'accordo. Quindi passiamo, non so che cosa c'era prima, ma quindi arriva il petrolio, le vacche, il carbone, legno, carbone. Bene. The Economy of New Zealand. E poi si pompiamo un attimo le fabbriche qua, le situe. Oh, sono contento. Adesso ci sono ancora... gli Irish Nationalists hanno visto che un po' di gente se n'è andata da sotto, fanno figa, adesso possiamo ribaltarci anche noi. Bene, gli italiani hanno la loro scatola di sabbia qua, bellissima, quasi quasi non ne faccio neanche cru, insomma l'importante è avere il Nilo e aver ricollegato per bene i nostri territori qua in questo punto. Questa rimane un'infamata veramente da figli di puttana che sono riusciti a passare qua non so come, ma vi rendete conto di che merda? Come hanno fatto? Non so come abbiano fatto prima a passare da qua. Non avevano navi. Ah, ecco come. Guardate. Sono collegate in qualche maniera. Non ha senso. L'animale francese, quando sente puzza di carogna, gli si butta sopra. E infatti, dopo che sono passato io, se notate, la Francia ha dichiarato guerra alla cazzo di cosa. L'Italia probabilmente, non so, Liberation of Savoy, ok, vogliono andare là e vogliono il passaggio, cosa che io non gli darò. E secondo me, per quanto erano incazzati gli italiani, potrebbero pure prendere i francesi. Adesso io non lo so questo, ma secondo me c'era abbastanza gente, erano già mobilitati, a meno che non abbiano demobilitato in quel momento lì. Ma io sto cercando di fare un po' una riforma delle navi e dare dei template da 20 delle varie navi, così possiamo andare a operare una roba tipo 5-15, no? Abbastanza ordinata, tranne in alcuni casi tipo questa che è 20 pesanti e fine, questa la mandiamo per il coso. Però vedo che abbiamo delle... insomma adesso le riorganizzo. E penso che questo è per questa puntata, ragazzi. Siamo praticamente nel... Gli americani ci chiedono il passaggio. Dove volete andare, americani? Siete in guerra con il Brasile e il Cile. E perché cazzo chiede il passaggio a me? Te lo rifiuto, ovviamente. E, dicevo, penso che siamo quasi nel 1898.
e abbiamo tenuto botta per quello che è in giro. La guerra non è ancora finita, nessuna guerra mondiale epocale che ha distrutto totalmente un impero è stata combattuta, ma forse arriverà, né? Per la cosa finale, tanto l'Italia avanza in Francia. Quindi c'è ancora tutto da vedere, c'è ancora qualche pezzettino interessante. E noi continuiamo col Great Game, da quant'è che non lo vedevamo sto Great Game? Non è il nostro interesse chi, ma se lo tengano i russi, noi abbiamo già il nostro cuscinetto. E in più continuano, in Saskatchewan adesso, continuano i problemi nelle colonie qua a nord e altre menate, non so, cazzi loro, io dico, ragazzi. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata, intanto stiamo preparando anche i cannoni più belli. Ciaone. È morto il tizio.